appunto come tutti gli anni ormai da 6-7 anni almeno. Niente, anche la nostra amministrazione contribuisce con l'ATC al ripopolamento venatorio. Appunto, quindi anche quest'anno abbiamo liberato da riproduzione fagiani e pernici. Venerdì ci sarà l'ultima consegna da parte dell'ATC, ulteriori 180 fagiani che appunto verranno liberati sul territorio comunale. Niente, assieme a un responsabile anche della Proloco, Rossano Arzughi, che ci tengo anche a ringraziare particolarmente per il lavoro svolto e per la mano, per l'aiuto che ci dà. Ecco, abbiamo suddiviso il territorio comunale in una serie di aree destinate appunto a liberare questi animali, quindi sono circa 14 nelle frazioni e circa una decina nel capoluogo, e quindi andiamo a liberare per la precisione 10 coppie di lepri liberate proprio dal comune direttamente e 110 fagiani. Allo stesso tempo l'ATC ci consegna circa 240 fagiani e 5, non proprio 5 lepri adulte da ripopolamento. Quest'anno devo dire appunto l'ATC ha un po' diciamo, come dire, diminuito quello che era il numero di animali che di norma consegnava, ma comunque insomma contiamo di sopperire direttamente noi come amministrazione a questo tipo di attività. È importante ci sia questa collaborazione, il Comune investe in questa operazione 3.000 euro per quanto riguarda l'acquisto delle lepri, 1.000 per quanto riguarda l'acquisto dei fagiani. Non sono risorse che possono sembrare, come dire, aleatorie, investite in maniera aleatoria, ma sono invece un supporto, un contributo importante per le associazioni venatorie e per il popolamento di questi animali, perché appunto sul nostro territorio abbiamo quattro associazioni venatorie che contano più di 500 iscritti e come dire, come con altre associazioni, il nostro ente ci tiene a sostenere ogni forma associativa appunto anche nell'ambito della caccia, perché appunto come tutte le associazioni servono a mantenere una comunità unita, servono a far stare insieme le persone e quindi niente, è fondamentale per quanto riguarda la nostra attività, l'aiuto e il sostegno a ogni forma di associazionismo.